Tre cose che non devi mai fare con un uomo, non devi proprio mai farle. Adesso le vediamo insieme, cerchiamo di capire anche perché queste cose perché ti sto dicendo queste cose, perché te le sto sconsigliando, perché ti sconsiglio di fare alcune cose o applicare alcuni atteggiamenti con un ragazzo. Allora, il mio interesse è che tu riesca comunque ad avere una relazione funzionale, quindi in quel caso ti suggerisco cose che potrebbero consentirti di sedurre di più il tuo ragazzo, attrarlo di più ed eventualmente evitare situazioni di sconforto dove la persona si sente appunto abbattuta, eccetera, e quindi aumentare la chance che venga da te. Queste cose sono cose, appunto, atteggiamenti che devi evitare, quindi tre atteggiamenti che non devi mai fare con lui, non devi mai mettere in pratica. Prima di andare avanti, ti ricordo di iscriverti al canale. Sono Federico Picchianti, mi trovi su tutti i social con questo nome e cognome. E ovviamente ti ricordo che in descrizione qui sotto trovi il link per prenotare una consulenza gratuita conoscitiva con me, trovi il numero per farmi domande via SMS totalmente gratuito e trovi anche il link per accedere ai servizi riservati al Patreon, alle risposte riservate entro 72 ore d'emergenza, ai video esclusivi e anche il link per trovare i miei libri su Amazon. Ma veniamo al punto. Quali sono queste tre cose che non devi mai fare con un uomo? Quali sono queste cose che creano problemi all'interno di una relazione, all'interno di una coppia o eventualmente con un uomo in generale, dunque all'inizio della seduzione? Beh, queste cose che non devi mai fare sono abbastanza semplici, probabilmente sono dei luoghi comuni per te, forse li vedrai come luoghi comuni, ma in realtà sono la realtà, quindi sono quello che poi alla fine conta. Ecco, la prima cosa è non essere gelosa dei suoi amici, quindi non essere gelosa della situazione del suo cerchio sociale. E questo serve per farti capire che è necessario che lui preservi la sua individualità, è necessario che lui non finisca a pensare che tu voglia chiuderlo e rinchiuderlo totalmente. La seconda cosa, tra l'altro, sarà che non dovrai mai pensare di pretendere che questa persona cambi per te in qualche modo. Quindi pensare che il tuo ragazzo possa cambiare per te o che la persona che stai frequentando, anche qui andiamo in errore. E l'altra cosa è quello di farti, diciamo, trattare male, aspettando di essere rispettata, no? Cioè, nel senso, tu ti fai trattare male e pretendi di essere rispettata senza mettere i tuoi limiti. Questa è un'altra cosa importante. Dunque devi fare attenzione e vediamo insieme però in modo approfondito, perché queste cose sono alla base del mantenimento diciamo, dell'attrazione e della seduzione. Dunque, per far sì che una persona ovviamente, che riesca a uscire con altre persone, che non sia gelosa, quindi per non essere gelosa, dovresti prima di tutto ricordarti di preservare la tua individualità. Questo significa che se esce con gli amici e se ne va con altre persone, tu dovresti avere il tuo me time, cioè il tuo tempo per te stessa, che sia uscire anche tu, che sia frequentare altre persone anche tu, che sia rapportarti con altre persone. Questo non lo sai, però serve perché l'individualità è quello che ti consente di salvarti in situazioni di ossessione nei confronti dell'altra persona. Ah, io sono gelosa perché adesso faccio questo, faccio quello, spacco tutto, destra, sinistra, manca, no? Ti dimostri molto gelosa, ti dimostri infastidita da alcune cose, ti arrabbi, non vuoi che esca con gli amici, non vuoi che faccia alcune cose con gli amici. Beh, questo non ti aiuta, questo non ti aiuta e non aiuta a far sì che lui possa sentirsi desiderato, perché per assurdo si sentirà troppo desiderato e in quel caso ti darà per scontata, quindi non deve accadere. Il secondo punto, mai pensare che questa persona possa cambiare per te. Non deve cambiare per te, nessuno deve cambiare per te. Una persona non deve modificare il suo atteggiamento per te, piuttosto può avere delle cose che collimano bene con te, degli atteggiamenti. Ma non ci sarà mai la situazione dove l'altra persona risponde bene a te e quindi cambia per te. No, ci sarà la situazione dove tu accetti l'altra persona, dove tu accetti la responsabilità di avere una persona al tuo fianco che non può cambiare in tutto e per tutto, non può modificarsi, ma può rimanere soltanto tale. Può rimanere tale come persona al tuo fianco che magari con i suoi difetti va bene. Puoi chiedergli di migliorare.
Non puoi chiederti di cambiare, puoi chiedere a una persona di migliorare in qualcosa, di cercare di deviare leggermente su alcuni atteggiamenti, ma attenzione, non puoi chiederti di migliorare, scusami, di cambiare totalmente. E alla fine c'è il terzo punto, ti fai trattare male e pretendi il rispetto, no? Sono molte le persone che mi scrivono che eventualmente mi dicono: guarda, ma io faccio questo, faccio quell'altro, mi tratta male e poi alla fine pretendo di essere rispettata, pretendo che ci sia una sorta di interesse di qualche cosa, ma se tu non metti i tuoi limiti, quindi se anche qua non riprendi la tua individualità, non preservi i tuoi standard, eccetera, come puoi pensare che una persona riesca poi a darti un buon rispetto, riesca poi a fornirti quel tipo di rispetto che tu tanto aneli, che tanto ti piace? Non ce la fai, non arriverai ad avere una situazione di rispetto da parte dell'altra persona, piuttosto ti tratterà male. Quindi per aspettarsi di essere rispettati, che è una cosa che puoi fare, aspettarsi di essere rispettati, non devi assolutamente farti trattare fin dall'inizio senza rispetto. Fin dall'inizio deve esserci una condizione obbligatoria di rispetto. Devono esserci delle cose che a te non vanno poi così bene, che non ti piacciono così tanto e quindi cose che devono rispettare, ovviamente, i tuoi standard, in posizioni che rispettano la tua persona, eccetera. Tipo, per esempio, non mi piace che mi chiami in quel modo. Glielo devi dire subito se non ti piace. Non puoi dirglielo dopo 7 mesi che l'ha fatto. Non puoi dirglielo dopo un anno che ti ha chiamato così. Oppure non mi piace quando ti chiamo e tu alzi la voce in questo modo. Se lo fai ancora, poi ci sarà una punizione. Non farlo più perché altrimenti. Lo fa di nuovo, non farlo più perché altrimenti. Poi agisci di conseguenza. O sparisci o gli lasci più tempo, eccetera. Ogni volta che alza la voce dici: guarda, per me non funziona così, purtroppo non andiamo d'accordo. Se è qualcosa che ti dà fastidio e ti manca di rispetto. E così ti fai rispettare, ok? Quindi, benvenuto qua, grazie per essere qua, ti ricordo sempre di farti un giro nel canale, vatti a vedere gli altri video, iscriviti, io sono Federico Picchianti, mi trovi online ovunque, basta scrivermi su Google, su tutti i social, su tutte le piattaforme. Ti ricordo sempre di iscriverti al canale, in descrizione trovi il link per prenotare una consulenza gratuita conoscitiva con me, trovi anche il numero per farmi domande gratis. E trovi anche il link per guardare i miei libri su Amazon, leggerli, osservarli, prenderli se vuoi, e anche il link per accedere ai miei video riservati e alle consulenze scritte entro 72 ore urgenti. Quindi noi ci sentiamo al prossimo, un abbraccio.